questo punto Samuele Borri, grazie mille, ci racconterà non soltanto l'esperienza di Indire, che diciamo della coniugare pedagogia e architettura ha sempre fatto una propria forza. Indire supporta anche MIUR sia per la piattaforma a cui tutti potete accedere, www.scuoleinnovative.it, e quindi sia per quanto riguarda la parte informatica e sia per quanto riguarda la parte dei contenuti, soprattutto per il concorso che hanno fatto i ragazzi e quant'altro. Quindi sentiamo la loro esperienza, che penso sia senz'altro interessante. Grazie Laura e buongiorno a tutti. Niente, io approfitto dell'occasione per parlare un po' dell'idea di scuola sostanzialmente, quindi un intervento un po' diverso rispetto a quelli fatti sinora, no? Sostanzialmente meno da architetto, però più da persona che lavora nell'ambiente educativo. L'Indire è un istituto di ricerca proprio sull'innovazione e la ricerca educativa, è un istituto nazionale e nelle finalità dell'istituto c'è proprio scritto di fare supporto all'innovazione della scuola, ai processi di innovazione della scuola. Quindi noi sostanzialmente lavoriamo sia all'interno dell'istituto studiando e confrontandosi con altri omologhi di paesi stranieri, ma lavoriamo direttamente anche con le scuole sostanzialmente. Quindi questo è un po' il profilo dell'istituto. Okay, scusate. Allora, sul tema specifico, due parole solo su questa slide, perché che cosa volevo dire? Da anni ce ne stiamo occupando in modo specifico, quello delle architetture scolastiche. Da anni vuol dire in modo specifico almeno 5 anni, ma alcuni studi erano stati fatti anche precedentemente. E l'anno scorso, nel 2015, proprio su input anche dell'unità di missione, abbiamo svolto una ricerca facendo una panoramica su una serie di normative esistenti, sulle linee guida esistenti per l'edilizia scolastica in diversi paesi. Li ho elencati qui sotto. I paesi sono stati scelti con un doppio criterio. Uno, un po' di vicinanza culturale con alcuni e vedere un po' qual era la situazione. Altri paesi andando a cercare quelli che negli ultimi anni avevano fatto un percorso di innovazione delle linee guida, quindi avevano adeguato proprio anche la normativa, adeguandola ai tempi, e che quindi le scuole potessero poi rispondere ai nuovi modi di fare scuola e di stare a scuola. La sintesi è scritta lì, è una sintesi molto brutalizzante del report. Il report è oltre 200 pagine, approfitto dell'occasione per dire che sarà stampato nei prossimi giorni e sarà anche distribuito, vediamo in che forma e a chi soprattutto, però sarà pubblico, poi probabilmente ne faremo anche prestissimo una versione digitale, magari messa a disposizione sul sito, in modo che così... Tanto sarà comunque distribuito gratuitamente, vediamo a chi era quello il senso, e quindi a maggior ragione sarà anche sul sito dell'Indire. E come vedete il tema però mi premeva far notare che è un tema internazionale, non è un problema solo italiano, che riguarda solamente il fatto che la stragrande maggioranza dei nostri edifici è degli anni 60 o 70 e così via, non mi dilungo su questo. Ho premesso dicendo vorrei il focus del mio intervento è sulla scuola. Allora, la scuola sostanzialmente, e anche qui sono andato molto a spanne, però è per lanciare dei messaggi il più chiari possibile, la nostra scuola è centrata sull'insegnamento. Questo è indubbio. Quando è nata è stata pensata per l'insegnante, per l'insegnamento. È centrata sull'insegnante. La lezione frontale è la regina incontrastata della vita scolastica. Perché? Perché quando è nata c'era bisogno probabilmente, anzi senza probabilmente, di trasmettere informazioni e conoscenze a un paese che veniva
cioè, che era fatto anche di tanti analfabeti, quindi la scuola di massa, questo era il modello scolastico, quello era, e quindi si parlava del programma, c'erano tutti uguali, una scuola chiusa, l'aula era statica, che ha sempre ripetuto se stessa quando è nata in tutte le scuole e per tanti anni, e quindi era l'aula uno spazio generalista, possiamo definirlo, cioè indifferenziato, una uguale all'altra, tutti uguali, tutti a scuola, tutti nello stesso modo. Questa era anche una necessità quando è nata la scuola, o quando è cresciuta la scuola, diciamo, nel dopoguerra, e quando abbiamo fatto la stragrande maggioranza degli edifici scolastici. Si rispondeva a questo tipo di esigenza perché dietro c'era questa visione di scuola. Oggi oramai si parla di una scuola che è per l'apprendimento. Lasciate perdere il tema costruttivista, forse qualcuno qui più esperto di me potrebbe aver da ridire, ma anche qui non è una questione di entrare troppo nel dettaglio, ma è una scuola che, le cui esigenze oramai è centrata sullo studente, la lezione frontale sì, ma non solo, non è da ripudiare, ma non è la regina, non deve essere la regina incontrastata del tempo scuola. Il tempo scuola lo utilizzo volontariamente, cioè il tempo che si passa a scuola non deve essere fondato sostanzialmente per il 90-80% sulla lezione frontale, come qui sta succedendo e come qui anche qualcuno già si è annoiato. Bene, a scuola in questo momento tanti bambini, se stanno così 4 ore, secondo voi si annoiano? Probabilmente sì. Bene, questo è. Quindi le attività sono basate su compiti reali, si parla di problem solving, si parla di ricerca individuale, di collaborazione tra studenti, di competenze e non solo conoscenze, cioè trasmissione non di conoscenze e di informazioni, che ovviamente sono necessarie, ma non sono più sufficienti. A scuola bisogna cominciare ad acquisire competenze, ovviamente in modo graduale, a partire dalle primarie fino alle superiori, però il trend è questo, le necessità di oggi, del mondo di oggi, sono queste. Poi, vabbè, le avete lette, competenza digitale, autogestione, capacità decisionale, creatività. Questi sono gli indirizzi più o meno della scuola per l'apprendimento centrata sullo studente. Capite bene, credo sia facile da capire, che di fronte a questo tipo di attività e a questo tipo di vita scolastica, gli ambienti non possono più essere quelli precedenti. Dovendo rispondere a esigenze diverse, qualunque ambiente dovrebbe adattarsi alle nuove esigenze. Quindi si parla di scuola aperta, qualcuno dice Civic Center, ma scuola aperta non significa solo questo, di ambienti flessibili, di ambienti differenziati, quindi non la solita aula che si ripete uguale a se stessa. Questo è un po' il messaggio centrale anche per un progettista. Permettetemi di dirlo, cioè chi pensa alla scuola, se chiudete gli occhi in questo momento, la scuola, io penso che molti di noi, tutti, si immaginano la scuola statica di sempre. Non è più così, non può più essere così, non risponde agli studenti di oggi. Qualche immagine evocativa, istruire tutti nello stesso modo, quando è nata la scuola, promuovere diversi modi di apprendere, proprio perché anche prima è stato detto non più solo istruzione ma apprendimento. Poi, vabbè, tralascio la questione sull'istruzione, ma insomma, ecco, è lo studente attivo a scuola. Lo spazio scolastico non più come un contenitore in cui tutti ordinati o meno, ma uno spazio che permette e favorisce l'attività in funzione delle esigenze. E le esigenze, quando si dice qui degli individui, vuol dire esigenze del docente, esigenze degli attori del mondo scuola, cioè docenti, ma prevalentemente studenti. E l'esigenza non è quella di stare 5 ore a sedere in un banco, sicuramente. Figuriamoci a 15 anni. Poi questo è un tema che qui è già stato trattato sostanzialmente, però che richiama il tema della partecipazione.
cioè la separazione tra il progettista e l'utente, che più o meno è stata fisiologica per tanto tempo, specialmente per il mondo scuola, a questo punto è necessario un percorso di partecipazione. Perché? Perché è ovvio, le scuole non sono più tutte uguali, il MIUR potrebbe essere testimone di questo, cioè c'è scritto, poi sul livello di realizzazione ancora siamo in fase in itinere, però esiste l'autonomia scolastica, le scuole non sono più una uguale all'altra, a seconda delle zone, a seconda degli indirizzi, a seconda degli obiettivi didattici, per cui non esiste un modello di scuola da ripetere, ma la scuola è calata nel territorio e deve rispondere alla propria mission. È ovvio che un agrario o un alberghiero è diverso da un liceo classico, insomma, cioè non possono essere pensate nello stesso modo. E le stesse primarie non sono più tutte uguali. Vado avanti, questo è un modellino, è semplicemente un modellino che è stato per noi all'indire, però non solo all'indire, perché questo è un modellino, come vedete c'è scritto Future Classroom Lab European Schoolnet. Questo più o meno in questa forma è realizzato a Bruxelles. European Schoolnet è un consorzio di ministeri, dove di fatto i componenti del consorzio sono i ministeri dell'istruzione, se non erro sono 31 che ne fanno parte, quindi non uno, dove appunto si ipotizzano diverse attività e diversi spazi in funzione dell'attività. Non c'è più l'aula, o comunque non c'è più l'aula che tutti noi immaginiamo. Questo è un modellino. Allora, io qui vorrei far partire questo video, però diciamo a volume zero, se si può, perché ci vorrei parlare sopra, vi vorrei solo far vedere alcune immagini e quindi nemmeno tutto, ma giusto per far capire di cosa si parla. È un po' autoreferenziale, perdonatemi in questo momento, ma nel 2012 che cosa abbiamo pensato? Abbiamo sfruttato l'occasione, come c'è tutti gli anni, della Fiera dell'Educazione che c'è a Genova, e in accordo con il MIUR abbiamo prima pensato delle attività con alcune nostre scuole, con alcuni insegnanti veri italiani, con i loro studenti veri italiani, tra cui Angelo Bardini, che è stato nominato anche prima, e abbiamo poi realizzato gli spazi, allestito gli spazi all'interno della fiera, dove poi nei giorni della fiera, con un orario scolastico, diverse scuole italiane si sono avvicendate nel fare lezione lì, cioè sfruttando quegli spazi. Quindi, diciamo così, era ad uso della fiera, ovviamente. Però gli attori non erano degli attori, sono quelli veri, sono i nostri ragazzi che invece di fare scuola nella propria classe in quel momento, sono venuti a farla lì a Genova. E quindi abbiamo anche, come dire, sperimentato sul campo che cosa avevamo ipotizzato sia come attività scolastiche che come arredi o cosa serve a scuola. Poi qui c'è più o meno tecnologia, più o meno si può stare a dibattere tanto. Però per dire che cosa? Per dire che queste tipologie di spazi sono quelli che rispondono alle necessità della scuola di oggi. E questi sono quelli che vanno, almeno secondo me, promossi e quindi progettati e messi a disposizione dei nostri figli o nipoti, dipende. Si può interrompere, chi vuole può. Questo è tutto su YouTube, quindi questo è facilmente rintracciabile. Se si può ritornare, è perfetto. A valle di questo evento del 2012, faccio un salto nel tempo, arrivo ad oggi. L'evoluzione di quello è sintetizzato, questa è una brochure, un manifesto che abbiamo presentato a marzo ora, del 2016, a un convegno internazionale a Kassel in Germania, dove abbiamo presentato gli spazi, noi abbiamo chiamati spazi educativi 1+4, dove l'uno è lo spazio di gruppo che può corrispondere all'aula di oggi.
Bene, però come necessarie altre, almeno altre quattro tipologie di ambienti da mettere a disposizione nelle scuole. Questa brochure io ne ho alcune copie nello zaino, le lascerò a disposizione, ma in ogni caso sono anche scaricabili dal sito di internet dopo dell'Indire, vi do i riferimenti dopo. Qui ho solo riscritto ciò che è già scritto nella brochure sostanzialmente, ma perché? Perché ad ogni spazio sono previste delle attività, ci sono dei suggerimenti di cosa fare in quegli spazi e ci sono dei suggerimenti quindi di come allestire questi ambienti. Ognuno di questi ha delle finalità educative, ovviamente, e che sono anche lì brevemente sintetizzati. Vado avanti. Da qui in poi faccio vedere praticamente solo foto, parlandoci un pochino sopra. Pareti scorrevoli e arredi mobili è una delle caratteristiche di alcune scuole che permettono l'utilizzo di ambienti diversi, cioè dello stesso ambiente ma utilizzato in modo diverso. Questa che vedete è una scuola abbastanza famosa per chi frequenta il mondo scuola. Come vedete sono dei gradoni legno, quella parete a vetri è mobile, quella dietro è la palestra della scuola. In questi gradoni durante la mensa ci mangiano, cioè vengono distribuiti i pasti, poi viene tutto risistemato, ripulito e il giorno rimane a disposizione per i ragazzi che magari stanno lì a studiare, perché la scuola lì sta aperta fino alle 9 la sera, tanto per dirlo. E volendo anche nel fine settimana chi vuole la card per entrare a suonare musica o attività studentesche. Quella dietro, dicevo, è la palestra che in quel momento era attrezzata per fare delle simulazioni dell'esame di Stato, tradotto in italiano. Cioè c'erano dentro tutti i banchi perché durante l'anno facevano simulazione delle prove che sarebbero state di esame. Questo è un corridoio a superficie, che è un corridoio, questa è una scuola, come vedete, italiana, dove nel corridoio in realtà c'è una grande parete di ardesia dove i bambini possono scrivere col gesso, disegnare e così via, non è più solo un oggetto di passaggio. Quindi anche pensare a alcuni ambienti che tipicamente... Questa è un'altra scuola con, anche qui, gradoni, però fatti in modo che possono essere abitati, frequentati, bene? Lo spazio, luogo di incontro e di relax. Ormai, ICT diffuse, questo in molte scuole anche in Italia ci sono, e disponibili per chi ne ha bisogno, cioè come ogni strumento, non è un fine, è uno strumento a disposizione, che oramai abbiamo a disposizione in tutti gli uffici, non vedo perché a scuola no. Sostanzialmente, e così come la biblioteca non più pensata come un luogo chiuso, come un repository di libri dove uno va in silenzio assoluto e sta isolato rispetto agli altri, ma la conoscenza fruibile tramite libri un po' in tutta la scuola. E qui c'è appunto il parallelo riassunto, cioè la scomparsa e il ripensamento di alcuni ambienti, cioè il muro che rappresenta una divisione di fatto assoluta, tutte le nostre aule tranne la finestra sull'esterno che è obbligatoria per la luce naturale, poi se no è tutta circondata da mura, mentre in molte scuole ci sono pareti scorrevoli, gli arredi sono bassi, c'è il vetro anche verso l'interno, cioè dal corridoio, dagli spazi comuni, si vede cosa c'è dentro l'aula e cosa si sta facendo. Dopo vi faccio vedere le foto. Il corridoio che viene ripensato come uno spazio abitabile e le scale che non sono più solo il passaggio tra ambienti separati o tra piani separati, ma sono anche quelle fruibili come luogo di incontro. Il laboratorio di informatica che scompare perché ormai non ha più senso. Non ha più senso il laboratorio di informatica, magari se non proprio in una scuola che ha l'indirizzo informatico, dove magari, ecco, lì anche sì, ma se no la tecnologia sufficiente è diffusa su tutte le aule e la biblioteca anche lì, non più come un luogo singolo. Queste sono ora alcune foto prese un po'
all'estero, un po' in Italia, ma per far capire come le cose si stanno già evolvendo e come le necessità alla fine vengono anche dal basso, vengono dalla scuola, è la scuola che si sta muovendo cercando di adattare quello che ha. In alcuni paesi hanno la possibilità di avere scuole nuove o recenti, in altri paesi non ce l'hanno, ma i docenti si muovono e i dirigenti scolastici si muovono, chi più chi meno, ma si muovono, adattando quello che hanno. Con il concorso delle scuole innovative direi che almeno i 52 potrebbero davvero coprogettare con gli architetti che si presentano, in funzione dei bisogni della scuola, in funzione della dimensione della scuola, e in raccordo con l'ente locale che comunque la metterà a disposizione, la dovrà manutenere e anche magari far evolvere negli anni, per cui la progettazione è importante. E qui sono alcuni spazi, vedete, qui dentro stanno facendo lezione, ma non è un'aula chiusa, ci sono solo i mobiletti che tra l'altro i bambini usano per il giubbotto, per lo zaino e così via. E noi passavamo, vabbè, questo è in Italia, è uno degli ambienti di Reggio Children, questa è una scuola dell'infanzia, quindi infanzia e primaria, ci sono ambienti così. Questo è un comprensivo a Mantova che cosa ha fatto? Ha adattato la scuola che ha, dotandola internamente con degli arredi che gli permettono di fare attività diverse, attività didattiche, che non è più solo la lezione frontale. In alcuni di questi non c'è la cattedra. Tanto per dire. Questo è il comprensivo 9 a Bologna, un'aula. Questo è il Pacioli a Crema, un istituto, una secondaria superiore. È un'aula particolare. Però anche lì si stanno muovendo, dove fanno attività non standard. Questo è un liceo all'AIA, ma qui semplicemente, vabbè, a parte colori e spazio esterno, che è vissuto, che è ampio a sufficienza, perché possa essere anche un luogo dove gli studenti si mettono lì a studiare. Perché è diverso ovviamente il tempo scuola, ritorno sul concetto del tempo scuola, che non è più solo stare chiuso in classe a fare lezione con il docente. Questo è l'antibagno di una scuola superiore. Ora Leicester è diventata famosa perché ha vinto la Premier League, però la scuola, questo è il Beauchamp College, come vedete gli antibagni che sono a vetro sul corridoio. Questo per diminuire, per esempio, episodi di bullismo che ci potevano essere all'interno dei bagni. Serigrafie che distinguono i settori della scuola, la parte umanistica dalla parte di scienze, questo è chiaramente un richiamo a Einstein e ad altro. Questi sono sempre ambienti a disposizione degli studenti, qui vado veloce per non... vetri interni. Sempre la stessa scuola, questi sono gli amministrativi, cioè quelli che sono in segreteria. Anche la segreteria è a vetro all'interno della scuola. Si ritorna a Mantova, si ritorna a Reggio Children, a altri ambienti. Questa è una scuola a Stoccolma, dove c'è l'ambiente, quello che noi abbiamo chiamato l'agora, o comunque lo spazio per l'esposizione, quindi la tribunette, dove uno o il docente, o meglio gli studenti, raccontano ciò che hanno imparato e espongono agli altri un lavoro che hanno fatto. Sempre la scuola. Questo è un vetro nel corridoio, questa foto è fatta dal corridoio interno. Di là ci sono i ragazzi che fanno lezione e questo è l'ambiente. Si ritorna ora, anche lì, come vedete, i banchi e così via. Tutto questo lo trovate comunque documentato all'indirizzo che vedete e se ci fate caso sulla sinistra di questa slide, no, non importa qui. No, qui grazie, non importa, c'è il video dopo. Sulla sinistra di questa pagina io ci ho riportato lo screenshot di una parte del menu dove ci sono link esterni, dove ci sono gli approfondimenti, ci sono video segnalati, c'è una rassegna di risorse fotografiche italiane ed estere che potete ovviamente consultare anche solo come spunto per vedere che cosa sta succedendo. Vorrei chiudere con due, se ci si fa, pezzetti di video.
realizzati da noi, e quindi ora facciamo partire ore con audio questo, sì, perché vi voglio proprio far vedere o sentire pezzettini di intervista a docenti o studenti. La classe con cui ho lavorato oggi è una classe composta da... Questo è il Pacioli di Crema. Sono 18enni, sono una classe quinta e studiano... E l'aula, quella di cui avete visto la foto. Vediamo un po' che cosa fanno in quell'aula. Poiché studiano tre lingue straniere. Al Pacioli studiamo debate da 5 anni, quindi loro apprendono come fare un dibattito in lingua straniera, in questo caso in inglese. Quindi lo scopo principale era proprio quello poi di arrivare al prodotto finale attraverso una serie di passaggi, quindi una lezione che comunque richiede parecchie ore di ricerca materiali, quindi lavorare in gruppo per arrivare poi a produrre le argomentazioni e le controargomentazioni utili per il debate. Sarebbe molto difficile lavorare con questo obiettivo in mente in un'aula tradizionale, perché il metodo in cui lavorano è proprio il metodo collaborativo, che presuppone lavoro di gruppo, quindi centralità dello studente. Infatti in quest'aula manca la cattedra e l'insegnante coordina e supporta il lavoro degli alunni, quindi gli alunni hanno bisogno di lavorare come gruppo. Trovarsi con dei tavoli circolari facilita queste modalità. Lavorare in gruppo permette a tutti di dare un contributo, anche agli alunni che magari nella classe tradizionale un po' si perdono. E quindi supportarsi l'un l'altro, e secondo me imparano anche meglio, perché ritengono più le informazioni rispetto al testo di libro di testo, dove è già tutto pronto, diciamo. Ecco. I vantaggi di questo spazio flessibile, dove quindi anche gli arredi diciamo che si adattano alle esigenze didattiche, sta proprio nel fatto che a seconda delle fasi noi possiamo riorganizzare lo spazio in modo da andare incontro alle nostre esigenze, quindi lavorare in gruppo usando tavoli circolari, fare il debate usando le tribunette, quindi mettere le tribunette l'una di fronte all'altro, quindi il gruppo pro e il gruppo contro, usare le G, diciamo che ci fa calare molto più nella parte. Usa su Google Mail, grazie alla Nuvola Pacioli, che è un programma, diciamo, che ci offre la scuola, dove vi sono tanti programmi da utilizzare. Abbiamo usato Google Drive, che ci permette di creare appunto dei documenti e poi condividerli col gruppo classe o tra di noi o con l'insegnante. Abbiamo più possibilità di movimento, possiamo alzarci e cercare comunque aiuti e contributi anche da altri gruppi, e il fatto che anche noi cerchiamo le cose rispetto a quelle che vengono date da un professore ci aiuta anche ad immedesimarci meglio nella parte e a renderla più nostra. È molto meglio perché appunto, avendo anche i tavoli rotondi, c'è più modo di confrontarsi, a differenza della classe, che comunque i tavoli sono tutti schierati, cioè a file, e quindi cioè, magari anche per parlare con gli altri bisogna girarsi un po' di più rispetto al 3.0, che appunto è rotondo il tavolo. Non c'è il libro di testo, che è una grande innovazione, perché sono gli alunni stessi che creano il materiale su cui poi studiano. Il fatto di creare essi stessi il materiale, secondo me, ha il vantaggio intanto di sentirsi protagonisti e quindi la centralità dello studente. Allora, la tecnologia sicuramente è un supporto molto importante, ma non è fine a se stessa. Cambia il modo. Questo si può stoppare, vediamo 2 minuti dell'altro, tanto il concetto è chiaro. Questo si torna a Orestad, della scuola che ho fatto vedere prima, anche qui solo 2 minuti rispetto al totale. Qui è interessante anche il rapporto col territorio, perché questa scuola è uno studio di caso, non solo per l'interno della scuola, ma perché faceva parte proprio di un progetto di riqualificazione dell'intera area da parte del comune. Quando lo spazio insegna, presentato ad ABCD Salone Italiano dell'Educazione nei giorni scorsi, è la rappresentazione dal vivo di una ricerca condotta da Indire che studia le possibili soluzioni per armonizzare lo spazio e il tempo dell'insegnamento e dell'apprendimento nella scuola. Per come è realizzata, è una scuola inavvicinabile, 27 milioni, ma e polifunzionali, facilmente configurabili e in grado di rispondere. Il concetto, al di là dei costi della realizzazione, andiamo pure. Vabbè.
La classe è lo spazio per la condivisione. Tra 20 secondi c'è la parte, un altro pezzettino di intervista e poi chiudo. Si presta una varietà di configurazioni, dai modelli più tradizionali ai modelli di lavoro in gruppi. Gli arredi dovrebbero favorire un'agile composizione e scomposizione dell'ambiente per accompagnare l'alternarsi delle diverse attività. Questo è il docente che fa l'appello. In fasi di lavoro che il docente individua. Come in tutte le scuole. Lo spazio di esplorazione è l'ambiente in cui lo studente sviluppa un approccio laboratoriale, confrontandosi con l'esperienza attraverso strumenti specifici. Per osservare, raccogliere dati, analizzare, sperimentare, manipolare, elaborare. Gli strumenti e le attrezzature presenti in questo spazio permettono l'approccio hands-on. Saranno presenti attrezzature specialistiche per supportare determinati ambiti disciplinari o trasversali per più ambiti. Lo spazio individuale è l'ambiente in cui lo studente sviluppa un personale percorso di apprendimento in sintonia con i propri tempi e ritmi, con le proprie attitudini e propensioni. Nello spazio individuale, lo studente può riflettere sulle informazioni ricevute, svolgere ricerche in autonomia col supporto di strumenti cartacei e contenuti digitali. Può avere un confronto individuale con i propri docenti anche per definire percorsi di rinforzo o di recupero. Lo spazio informale è lo spazio per la pausa, dedicato ad attività non strutturate, senza orari. Uno spazio da vivere in una moltitudine di modalità, da quelle più classiche come ripassare o studiare insieme a quelle di svago. Si può leggere un libro, si può giocare al computer o guardare video su un tablet, ascoltare musica sul proprio lettore MP3, rilassarsi esplorando gli spazi esterni. L'agorà è lo spazio della plenaria, in cui condividere eventi o presentazioni. In questo ambiente gli alunni possono presentare. Si può stoppare, grazie. Tanto anche questi, come vedete, sono su YouTube e raggiungibili. Io ho finito e vi ringrazio dell'attenzione.